Punto. Adesso pregherei Corrado Casoli, che è il presidente delle Cantine Riunite, di prendere la parola, tenendo presente che la cooperativa delle Cantine Riunite è membro anche di Borea, se non sbaglio, che è naturalmente è uno dei nostri punti di riferimento fissi. Prego. Bene, io vi ringrazio tutti, ringrazio Borea per aver chiesto alle Riunite di ospitare questa interessantissima iniziativa che voi avete svolto qui stamattina a conclusione di questa scuola estiva che avete svolto, che dal livello della discussione di stamattina mi pare un'iniziativa molto importante e molto interessante. Chiaramente io non oso addentrarmi nei ragionamenti che voi questa mattina avete così bene su cui così bene avete ragionato, anche se devo dire mi hanno interessato molto. Io parlerò di della nostra azienda che ha alcuni primati, tra i cui quelli di essere stata per anni, lo è ancora, la principale marca di vino, oggi italiano, ma un tempo internazionale, consumata negli Stati Uniti. La storia di Cantine Riunite negli Stati Uniti parte 40 anni fa, il prossimo anno faremo il 40esimo dei primi cartoni di Lambrusco mandati negli Stati Uniti. È una storia sotto un certo punto entusiasmante, perché viene studiata anche come caso storico nelle scuole di enologia, di marketing, eccetera, proprio perché tenete presente che in 40 anni Riunite ha mandato negli Stati Uniti qualcosa come 140 milioni di cartoni di vino, che se contiamo le bottiglie sono 1 miliardo e 800 milioni di bottiglie. E negli anni 80 rappresentava il vino negli Stati Uniti era rappresentato da Cantine Riunite. Mi fa piacere che l'addetto culturale confermi, perché insomma è sicuramente stato un fatto storico, insomma. E tenete presente che in quel periodo, siamo negli anni 80, già oggi, poi ne parlerò un attimo, i consumatori americani sono pochissimi. Uno studio recente che è stato presentato al Vinexpo l'anno scorso dice che nel 2008 gli Stati Uniti saranno il più grande consumatore di vino nel mondo. Quindi adesso passeranno l'Italia, la Francia, la Spagna, diventeranno come volumi. Con 27 milioni di ettoliti consumati nel 2008, oggi sono i terzi, diventeranno i primi, tenendo presente che solamente un 27% oggi di consumatori americani consuma vino, di cui solamente un 13% abitualmente, un 20% saltuariamente quando ci sono particolari occasioni, un 43% non ne vuole neanche sapere, soprattutto perché non consuma nemmeno alcol, quindi non consuma birra, non consuma alcolici, quindi qui proprio per noi è un mercato perso. Niente, no? Da fare. Anche perché sotto, insomma, ci sono chiaramente dei profondi scelte religiose o salutistiche, per cui diventa difficile, no? Ci mancherebbe. Farsi come consumatore queste persone. Per loro diventa come la pizza per i tedeschi, ma vabbè, no. E quindi c'è una parte che su quelli dovremo chiaramente lavorare, che consuma abitualmente alcolici, quindi superalcolici o birre, ma ancora non consuma vino, per cui diventeranno gli Stati Uniti il primo consumatore. Io sono meno pessimista, per fortuna, di chi mi ha preceduto sulle prospettive, proprio perché ho questi dati tendono a dirci che almeno nel nostro settore ci possono essere grandi problematicità, però sicuramente delle possibilità ancora di sviluppo. Quindi diventeranno il primo consumatore mondiale di vino, pur ragionando su una
su una parte della popolazione che non ne consuma, quindi perché stanno chiaramente aumentando i consumi nelle fasce giovanili, cioè dai 21 ai 30 anni lì ci sono i trend di aumento dei consumi di vino maggiori. Perché? Perché il consumo di vino negli Stati Uniti, ma è così ormai anche in Italia, nei paesi produttori, è diventato un consumo edonistico, cioè non è più un consumo, probabilmente negli Stati Uniti non è mai stato, non è più un consumo legato al pasto, eccetera, ma è diventato un consumo legato a momenti di piacere, di compagnia, eccetera. Per cui chiaramente sta prendendo, e questo per noi è un fatto importante, questo fenomeno le fasce giovanili. Ecco, pensare, questo è gli Stati Uniti di oggi, pensare che Cantine Riunite nel 1980 ha mandato 11 milioni di casse di vino, di Lambrusco, negli Stati Uniti, ed eravamo agli albori del consumo di vino negli Stati Uniti, questo testimonia la forza che allora la nostra azienda, chiaramente grazie a un rapporto solidissimo di collaborazione con i nostri importatori, che sono dei newyorkesi, una famiglia Mariani, che hanno una società che si chiama Banfi, e sono a New York, sono chiaramente di origine italiana, ma di terza o quarta generazione, e hanno avuto l'intuizione di, venendo qualche anno fa, quindi più di 40 anni fa, a una fiera a Milano, capire che il nostro prodotto poteva essere vincente, poteva essere il prodotto che poteva aprire il mercato americano ai grandi consumi di vino. Per chi non conosce il Lambrusco, un ottimissimo prodotto, dopo avremo modo di assaggiare sicuramente. C'è una grande attesa, le dico. Certo. E la caratteristica dei prodotti che vanno negli Stati Uniti è che sono abbastanza morbidi, non secchi, sono amabili, sono morbidi, e quindi sono stati vincenti in un paese dove il vino era poco conosciuto, se non da un'elite, no? di consumatori, ma che doveva aprire il consumo alla gente, alla gente comune. Per cui questo fatto, no? Di una forte capacità, di grande intuizione, di forte capacità del marketing dei nostri importatori, ma anche la caratteristica peculiare del nostro prodotto, frizzante, che aveva bevuto freddo. Voi sapete che gli americani bevono tutto ghiacciato, la cosa più pericolosa negli Stati Uniti è quando al mattino, al posto del caffè, ti presentano un boccale di acqua ghiacciata, e per cui uno se... C'è micidiale, il caffè bollente e acqua ghiacciata. Quindi lì uno può tranquillamente finire la giornata lì, nel senso, però questo, per quanto ci riguarda, è stata la nostra fortuna, perché i vini amabili, anche se rossi, vanno bevuti freddi, per cui il freddo ghiacciato, la frizzantezza, gli aromi particolari hanno creato questo grande successo. Chiaramente oggi, dall'80 in poi, l'Italia ha avuto qualche problema, vedi metanolo, ma di credibilità oggi superato, per fortuna, però chiaramente la viticoltura californiana in modo particolare è cresciuta fortemente. Oggi l'80% dei consumi americani sono fatti sui prodotti californiani o di altre parti degli Stati Uniti. Per cui, però, gli Stati Uniti sono ancora, è ancora il mercato di riferimento. Quindi stamattina abbiamo parlato molto, no, della americanizzazione, della cultura, eccetera, eccetera. Una cosa stranissima, l'Italia e la Francia hanno una tradizione millenaria, no, sul vino, però chi fa tendenza oggi nel vino sono gli Stati Uniti, cioè le riviste americane creano i successi, ma diventano successi non negli Stati Uniti, diventano successi mondiali, cioè se Antinori risulta essere il vino rosso, come è successo qualche anno fa, più importante del mondo, le enoteche italiane lo vogliono subito, quindi non chiaramente, no, chi legge Wine Spectator, no? Però il mondo dopo sancisce che quello è il migliore rosso italiano.
e questo fa parte della grande forza che hanno, che ha l'America, no? Di poter, sono chiaramente, normalmente quando un paese consumatore ha questa forza, perché anche gli inglesi sono molto forti nel creare tendenze, però sicuramente meno degli americani. Per cui il mercato americano è un mercato oggi molto difficile, perché oltre agli italiani, francesi, spagnoli, cileni, i californiani che la fanno da padroni di casa, e lo sono, ci sono gli australiani che sono diventati i co-leader insieme agli italiani dei vini. L'Italia è sempre storicamente stata la principale esportatrice di vino negli Stati Uniti. Da qualche anno ci dobbiamo tutti gli anni arrivare sul filo di lana con gli australiani che sono cresciuti molti, proprio perché chiaramente è comunque un popolo che è curioso, è giusto che sia così, soprattutto se gli aumenti dei consumi provengono dalle nuove generazioni, è chiaro che sono interessati a capire, conoscere, eccetera, eccetera. Quindi nel settore del vino, anche se noi riteniamo che il mercato americano, che per noi sta fortunatamente andando discretamente bene ancora, anche se non più come negli anni 80, però rimaniamo ancora oggi la marca di vino italiano più consumata negli Stati Uniti, le prospettive pensiamo e speriamo che siano buone. Chiaramente il mercato, anche per colpa un po' della politica, in questo caso delle aziende americane, poi dirò, è diventato molto, molto più complesso, un mercato globalizzato, quindi quei problemi delle aziende agricole vitivinicole italiane, è un problema di capire, di rendersi conto, di svegliarsi, no? Da una logica per cui per anni, per secoli, quando si beveva vino da qualche parte nel mondo, o si beveva un vino italiano o si beveva un vino francese. Oggi non è più così. Purtroppo i viticoltori e le imprese italiane sono rimasti un po' convinti che il Made in Italy comunque potesse vincere a tutti i costi, no? E si sono sedute, no? L'Australia, che ha una tradizione, una logica, non sicuramente con quella italiana e francese, ma comunque è cresciuta in maniera esagerata negli ultimi anni, dalla sua ha una grandissima forza, quella di essere aperta, di non essere legata dalle tradizioni, di essere aperta a quelle che chiedono i mercati. Per cui gli enologi sono molto aperti, studiano, fanno il giro del mondo, di tutto, vogliono capire, e poi cercano di cogliere nel miglior modo possibile quello che chiede il consumatore. Le aziende italiane dicono: il mio vino è questo, sono il miglior vino del mondo, quindi tu lo devi prendere, lo devi bere. È un concetto che probabilmente ha funzionato fino a un po' di tempo fa. Oggi bisogna un pochino, senza perdere chiaramente le tradizioni e la nostra storia, ma dobbiamo un po' adeguare alle esigenze di mercato. L'altro problema è qui hanno giocato un ruolo fondamentale le grandi imprese americane, perché negli Stati Uniti ci sono le più importanti imprese del nostro settore, è quello di chiaramente avere inoculato nel suo mercato del vino dei principi di grandi aziende fortemente spinte sul marketing, spesso quasi sempre quotate in borsa, per cui un accesso ai capitali di un certo tipo, che affrontano i mercati, voglio dire, nello stesso modo in cui si può affrontare un mercato con un prodotto industriale piuttosto che con un prodotto tecnologico, eccetera, eccetera, quindi in un modo molto professionale. E questo è la differenza fondamentale, mentre Cantine Riunite, che è la quinta sesta azienda in Italia nel nostro settore, noi facciamo un fatturato di 90 milioni di euro, di cui 25 li mandiamo negli Stati Uniti, e siamo tra i primi 5 aziende italiane, ma la prima azienda italiana fa 250 milioni di euro di fatturato consolidato, quindi non è che siamo lontanissimi. Constellation Brand o La Gallo californiano, siamo a 2-3 miliardi di dollari di fatturato, o forse anche di più, e quindi con delle logiche completamente diverse di approccio ai mercati, eccetera. Quindi io sono abbastanza ottimista per il futuro, in modo particolare sul mercato americano, ma credo che le aziende italiane, tra cui anche la nostra, dovranno cercare di
capire meglio come si evolve il mercato, soprattutto dotarsi anche di aspetti dimensionali tali per poter, non certamente, voglio dire, arrivare a dei livelli impensabili di dimensioni, però certamente anche le dimensioni sono importanti quando si deve affrontare certi tipi di mercato. Io ho finito, vi ringrazio molto, ripeto, ho avuto l'onore di prestarvi questa sala, dopo credo che avrò anche il piacere di farvi vedere il resto e anche farvi assaggiare un po' dei nostri migliori prodotti. Vi ringrazio. Grazie a lei. Penso che parlando di vino abbiamo terminato in bellezza e di conseguenza nel modo migliore possibile, e quindi possiamo alzarci e magari procedere a una visitina. Grazie.